iniziamo questa sera l'ultimo capitolo e l'epilogo del romanzo Skaven Slayer, da dove l'avevamo lasciato a pagina 288. Il dottor Drexler si guardò intorno. C'era qualcosa che non quadrava. Molti soldati erano corsi alla cinta merlata del palazzo per osservare gli incendi e non erano più tornati. Ostwald aveva già fatto rientrare le donne nella sala da ballo. Era un continuo andirivieni di messaggeri tra Ostwald, la contessa Emanuelle e coloro che erano usciti. Qualcosa bolliva in pentola e lui voleva saperne di più. Se non gli fosse sembrato assurdo, era pronto a giurare che Ostwald aveva ordinato all'orchestra di suonare più forte per coprire i rumori che disturbavano la festa. Deve essere proprio così, invece, pensò. Stava accadendo qualcosa e per evitare il panico Hieronymus cercava di nasconderlo. Drexler si diede un'occhiata intorno e si sistemò la mascherina. Gli invitati erano soprattutto signore dell'alta società in compagnia di un gruppetto di tirapiedi e adulatori, oltre ad alcuni che erano troppo ubriachi per lasciare la stanza. Certo, non mancavano i valletti e qualche guardia, ma l'atmosfera non era affatto rassicurante. Drexler lanciò un'occhiata a Ostwald. Non voleva svelare di conoscerlo, ma era terribilmente curioso di sapere cosa stava succedendo. Il segretario era travestito da elfo silvano guerriero con tanto di arco. Drexler gli si avvicinò finendo di mordicchiare uno stuzzichino. «Cos'è successo?» gli chiese. «Disordini in città, Herr Doctor. Incendi, forse anche peggio. Con il permesso di Sua Altezza Serenissima, ho ordinato alle truppe in caserma di andare a risolvere il problema. Nulla di strano qui a palazzo, allora?» «Che io sappia, no. Ma ho dato ordine alle guardie di stare allerta. Preghiamo Sigmar che siano solo ladruncoli. La situazione è degenerata negli ultimi tempi.» «Temo il peggio», replicò Ostwald, alzando gli occhi mentre l'ennesimo messaggero si avvicinava. Drexler condivideva quei timori. I suoi sensi abituati alle pratiche magiche gli dicevano che nelle vicinanze si stava preparando una potente stregoneria. Piccolo stacco. Chang Squeak imprecò e si accucciò per ripararsi. Quel posto puzzava come un letamaio. Guardandosi intorno con gli occhi abituati all'oscurità, capì di trovarsi dentro una latrina umana. Certo, c'erano posti peggiori per nascondersi, ma questo non avrebbe certo aiutato la missione. Era tutto inutile. Non sarebbe mai riuscito a raggiungere la grande stanza sopra la sala da ballo, come concordato con il veggente grigio. Lo confermavano le mappe del palazzo che aveva rubato e studiato meticolosamente. Non aveva il tempo per arrivarci, e per quanto fosse eccezionalmente abile a spostarsi e intrufolarsi di nascosto, dubitava di poter passare inosservato tra la moltitudine di umani che affollavano i corridoi del palazzo e si dirigevano verso gli spalti per osservare cosa succedeva di sotto. Doveva concentrarsi e accontentarsi di quel nascondiglio. Si tolse lo zaino dalle spalle e ci infilò dentro una zampa. Il calore e la luce emanati dalla warpietra veggente lo avvertivano che era giusto in tempo, forse persino un poco in ritardo. Da quanto tempo il veggente grigio fissava l'oscurità dall'interno della sua borsa? Chang rabbrividì al pensiero dell'ira di Tanqual mentre si rannicchiava a terra, premendo il naso contro la pietra e dando il segnale con il pollice in alto. Altro piccolo stacco. Felix scansò il colpo di una scimitarra seghettata e rispose con un affondo di spada che colpì lo Skaven tra le costole. Poi risalì con la lama in cerca del cuore. Lo Skaven emise un grido acuto e inquietante. Si portò le zampe al petto e spirò, cadendo a terra appena Felix estrasse la spada dal torace. Felix osservò la mischia tumultuosa intorno a sé. Alla sua destra, Heinz fracassava la testa di un capo Skaven con il manganello che brandiva nella mano sinistra, mentre con la lama stretta nella destra parava l'attacco di un altro Skaven. Boris e Stefan
Combattevano schiena contro schiena in mezzo a una marea di uomini ratto. In lontananza, Felix udiva il grido di guerra di Gotrek. Era difficile giudicare l'andamento della battaglia. I mercenari sembravano tenere testa agli Skaven e la lotta aveva attirato l'attenzione generale. Giungevano uomini dalle case vicine, alcuni brandivano vasi da notte, attizzatoi e altre armi improvvisate. Altri portavano spade, archibugi e analoghi strumenti di morte, dall'aria assai più utile. Pareva che i cittadini preferissero morire combattendo il nemico sul campo piuttosto che bruciare vivi nelle loro case. Felix si rallegrò. L'esercito di mercenari aveva bisogno di ogni possibile rinforzo, dal momento che il numero degli Skaven che si riversava nelle strade in fiamme, richiamato dal fragore dell'ostilità, cresceva a vista d'occhio. Una testa mozzata gli volò contro nel buio, schizzando una pioggia di gocce nere dalle arterie recise. Felix la respinse con la spada. Flotti di fluido nero e salato gli insudiciarono il volto e dovette trattenere l'impulso di pulirsi le labbra con la lingua. Guardando in basso, si accorse che era la testa di un guerriero Skaven di dimensioni spaventose. Si passò velocemente un lembo del mantello sulla faccia, temendo che qualcuno potesse approfittare del momentaneo accecamento e colpirlo. Scuotendo la testa, si diresse con cautela verso il punto da cui giungevano le grida di Gotrek. Si trovò davanti a un'enorme ammucchiata. Lo sventratore era in cima a quella che a prima vista sembrava una pila di cadaveri, ma che poi si rivelò un carro di vittime della peste. Una frotta di Skaven inferociti cercava di arrampicarsi per raggiungere Gotrek, ma la straordinaria potenza della sua ascia li tranciava uno dopo l'altro. In lontananza, sopra la moltitudine di Skaven comuni, Felix vide un folto drappello delle creature che aveva imparato a identificare come rattogari. Anche Gotrek doveva averli visti, poiché dall'alto del carro si tuffò nel mare brulicante di nemici sotto di sé. In pochi attimi la sua ascia si lasciò alle spalle una muraglia di corpi smembrati e agonizzanti, mentre il nano procedeva spedito verso il suo obiettivo, quei mostri giganti. Il suo obiettivo, quei mostri giganti. Felix esitò per un momento, incerto se imitarlo. Poi avanzò a passo deciso, urlando: «Venite con me, ragazzi! Uccidiamo questi dannati ratti!» Menando colpi a destra e a manca, si augurò che gli altri mercenari gli avessero ubbidito. Altrimenti, lui e Gotrek se la sarebbero vista brutta contro i rattogri. Altro momento di stacco. Tankol fissava la pietra veggente, gli girava la testa e sentiva il cervello in fiamme. La potenza della warpietra gli scorreva nelle vene come una droga. La sensazione era un misto di vertigine e piacere. In quel momento fu certo di riuscire a captare le invisibili forze mistiche che la sfera magica catalizzava. Si concentrò ancora più a fondo. Finalmente l'oscurità si era dissipata. Finalmente vedeva il muso perfido di Chang Squeak. Sembrava che l'assassino del clan Eshin avesse raggiunto il suo obiettivo. Bene, pensò Tankol. Era ora. Faticava a contenere l'enorme massa di energia mistica che gli ribolliva dentro, alimentata dalla warpietra. Era talmente saturo di potenza da avere l'impressione di poter saltare in aria da un momento all'altro. Aveva il capogiro e la vista offuscata. Ogni cosa sembrava galleggiargli intorno. In preda alla frenesia, cercò di ricordare le sillabe dell'incantesimo che aveva imparato a memoria tanto tempo prima, studiando il libro nero della biblioteca maledetta. Non riuscì a evocare subito le parole, che sembravano contorcersi e sfuggire alla calamità del suo pensiero. Tanqual si morse l'interno delle guance, fino a sentire il sapore del sangue. Il dolore parve affinargli i sensi, poiché finalmente ricordò la formula. Poi, schiudendo le labbra, vomitò sillabe di una lingua antica in una nuvola scura di energia magica. Il battito del cuore accelerò fino a un ritmo che mai avrebbe pensato di poter sostenere. Tankol
Lo sentiva pompare nel petto con violenza, mentre il respiro gli usciva a fatica, strozzato. Stava perdendo il controllo dell'incantesimo. Così si sforzò. Aspettate che si è mosso tutto. Si sforzò di frenare l'eruzione di energia prima che potesse distruggerlo. Nella sua testa danzavano visioni che gli stravolgevano il cervello, grazie alla straordinaria quantità di warpietra che aveva consumato. I suoi poteri di veggente avevano toccato vette inaudite. Per un attimo fu come se perdesse la consapevolezza del corpo e la sua mente fu attraversata da una rapida successione di immagini. Il suo spirito aleggiò sulla città, regalandogli una visione panoramica. Sotto di lui le strade riverberavano di fiamme e di violenza. Un fiume di Skaven correva per le strade, ammazzando chiunque trovasse sulla propria traiettoria. Qui e là c'erano sacche di resistenza armata, dove guarnigioni di umani o semplici cittadini accorsi in massa si erano posizionati per difendere le proprie case. Tancol vide risse furibonde, ratti giganti che divoravano indifferentemente cadaveri di uomini e Skaven. Vide edifici che bruciavano e corpi smembrati. Vide l'intera, l'antica città umana di Nuln in balia delle fiamme. La sua attenzione fu catturata da uno dei tanti combattimenti, nel quale riconobbe due figure pericolosamente familiari: il nano e l'umano, seguiti da un'ordinata massa di guerrieri, si dirigevano verso la poderosa guardia del corpo di Izzag Grotle, abbattendo i soldati Skaven sul loro cammino. Nel suo stato di trance, Tanquil riusciva a vedere i rattogri che ruggivano e lo sguardo dei suoi tirapiedi Lurk, terrorizzato al pensiero dell'imminente esplosione di violenza. Vide gli occhi idrofobi di Vilbert Null fissi nel vuoto, quasi percepissero la presenza di un osservatore invisibile. Sembrava proprio che il piano del veggente grigio stesse funzionando e che quella coppia di impiccioni avrebbe di lì a poco eliminato i suoi acerrimi rivali. Bene, pensò. Così sia. Tanquil non avrebbe tollerato che altri rivendicassero parte della gloria che spettava a lui. Eskit Monocolo sbraitava ordini alle sue guardie armate di fucili Jezail, mentre un'arma dalla lunga canna ruotava per mirare contro il nano. No, no, pensò Tanquil furente. Doveva assolutamente impedirlo. Con un impercettibile guizzo psichico raggiunse la mente del tiratore. Quando le dita premettero sul grilletto, il proiettile di warpietra mancò l'obiettivo, schiantandosi sul cranio di un ratogre e uccidendo quasi l'ottusa bestia. La creatura ruggì, impazzita, scagliandosi sui soldati delle retroguardie e seminando morte. Stordito, Tanquil si rese conto che il suo incantesimo rischiava di non andare a segno. Il potere cominciava a esaurirsi e se voleva raggiungere il suo obiettivo, doveva sbrigarsi. Con uno strattone, riportò il proprio spirito verso il castello, lo incanalò di nuovo nella scia che lo collegava alla pietra veggente e tornò a guardare Chang Squeak. All'improvviso, con uno schiocco, rientrò nel suo corpo, mentre l'incantesimo gli rotolava fuori dalla bocca. Facendo appello a tutta l'inflessibile disciplina accumulata in tanti anni da veggente grigio, riuscì a riprendere le redini dell'incantesimo. Davanti a lui, la nuvola scura e sospesa nell'aria luccicò e si aprì, rivelando una spaccatura che partiva davanti a Tanquil e arrivava fino al terreno intorno alla pietra veggente di Chang Squeak. «Svelto, svelto! Avanti!» urlò al ratto d'assalto che gli faceva da guardia. Poi i due si diressero verso la nuvola nera. Furono avvolti nella sua fosforescenza e svanirono per ricomparire, come Tanquil sperava, proprio nel cuore del palazzo della femmina umana Emanuelle. Mi fermo un secondo. E bevo un attimo. Comunque è molto interessante. A quanto pare abbiamo visto una visione, diciamo, extracorporea,
di Tanquil che non solo spera di vedere i suoi nemici ammazzarsi a vicenda, ma addirittura riesce ad influenzare le menti degli Skaven che gli sono in realtà lontanissimi, perché il suo corpo è praticamente alla base della fortezza della contessa. Lui è volato letteralmente grazie a tutto quel potenziale di magia che contiene nel corpo in questo momento, dato dalla Warpietra, a volare a diversi chilometri di distanza. Cioè, bellissima questa visione, veramente bella. Veramente interessante. Tutto grazie al droghe. Brivido, bellissimo. Mi è piaciuto un sacco questa piccola parte. Adesso bevo un secondo. Non mi interromperò molto, ragazzi. Vi chiedo scusa. Se è arrivato qualcun altro nel frattempo, io saluto ovviamente. Benvenuti. E vado avanti. Raggio disciplina più 100k, assolutamente. Cioè, non è come Total War che aumenta leggermente, qui aumenta in maniera esponenziale, capito? Cioè, siamo a livelli quasi di cheating. Allora, io riprendo. Sì, ne ho usato un po' di Warpstone, a little bit, ma si diceva soltanto per uso personale, tranquilli. Riprendo immediatamente da pagina 293. C'è un piccolo stacco anche in questo caso e la storia ritorna su Felix. Davanti a sé, Felix vedeva i rattogri che svettavano sul resto della massa, creature mostruose, con il corpo umano e la gigantesca testa da ratto idrofobo. Dal pelo scabbioso sboccavano grandi bolle purulente e la carne portava le stigmate di svariate e orribili mutazioni. Le zampe, grandi quanto badili, culminavano in artigli affilati come pugnali. Le bocche erano ricolme di enormi zanne grondanti di saliva. Le loro urla, spaventose, sovrastavano persino il fragore della battaglia. Felix sentì l'impulso di fermarsi a scappare. Era certo che i mercenari al suo seguito provassero lo stesso desiderio. La carica perse slancio di fronte ai terrificanti avversari. Soltanto Gotrek avanzava impavido, senza lasciarsi intimorire. A loro volta, i rattogri non sembravano impauriti dallo sventratroll. Con ruggiti assordanti, lo assalirono rabbiosamente. A Felix sembrava impossibile che qualcuno potesse. Si è smicchiata un'altra volta. Un secondo. Scampare alla furia di simili e gigantesche creature. Era come sperare di opporsi alla carica di un branco di elefanti. Niente poteva respingere l'attacco furibondo dei rattogri. Per un attimo tutte le teste si voltarono in quella direzione e persino gli Skaven arrestarono la loro inesorabile avanzata. Per nulla intimorito dal fatto che i suoi avversari fossero grandi il doppio di lui, Gotrek procedeva. La sua ascia saettò luccicando di rosso nel bagliore sinistro degli edifici in fiamme, ed ecco che uno dei rattogri rotolò di colpo all'indietro, una gamba recisa all'altezza del ginocchio. Mentre cadeva, l'ascia dello sventratore lo colpì di nuovo, staccandogli una zampa. Afferrato il moncone insanguinato con la zampa buona, la creatura si rotolò a terra, contorcendosi e urlando. Un'altra delle immense bestie si allungò tentando di acciuffare il nano. I suoi artigli affilati come rasoi gli affondarono nella carne rubiconda. Sulla spalla di Gotrek affiorarono gocce di sangue, mentre il possente mostro lo issava in alto, sopra la testa. Poi il rattogre spalancò le colossali fauci, pronto a inghiottire lo sventratore in un boccone. Gotrek calò violentemente la sua ascia. Guidata da una forza sovraumana, l'arma spaccò in due la testa del rattogre. Sangue, cervello e denti schizzarono dappertutto.
Il nano volò all'indietro, sbalzato dall'ultimo spasmo del rattogre. Vedendo gli altri rattogre che si dirigevano verso la sagoma supina di Gotrek, Felix radunò tutto il suo coraggio e gridò: «Carica! Carica! Ricacciamo questi orribili vermi dell'inferno che li ha generati!» Senza osare guardarsi alle spalle per assicurarsi che fossero coperte dai compagni, Felix si buttò a capofitto nella mischia. Momento di stacco. Chang Squeak osservava strabiliato l'aria che si illuminava. Per un attimo era sembrato che un piccolo e luminoso foro si fosse aperto nella superficie del mondo. Da quel pertugio fuoriusciva un gas nero e ripugnante che odorava di warpietra e magia nera. L'assassino vide la nuvola che si allargava e scintillava, levandosi all'altezza di Skaven e oltre. Quindi la nube si aprì come un sipario, rivelando un passaggio che collegava la latrina al veggente grigio. Chang Squeak udì un improvviso rumore alle sue spalle e, voltandosi, vide un umano riccamente vestito entrare nel gabinetto armeggiando con la brachetta, come preparandosi a svuotare la vescica. L'uomo puzzava d'alcol e si arrestò a fissare lo Skaven stupefatto. Quindi scosse il capo, come per schiarirsi le idee. «Accidenti!» disse. «Quello sì che è un costume favoloso!» I suoi occhi si spalancarono ancora di più quando notò folte file di ratti da santo che sbucavano dal passaggio stregato creato da Tanquol. L'uomo aprì la bocca ed ebbe appena il tempo di lanciare un grido prima che Chang Squeak gli conficcasse il coltello nel cuore. Altri Skaven, sempre più numerosi, si riversarono nello stanzino, sciamando fuori dalla latrina e sfociando nei corridoi del palazzo. Altro momento di stacco. Felix si piegò, si appiattì a terra e rotolò sotto un colpo che gli avrebbe staccato la testa se fosse andato a segno. Da vicino i rattogri erano ancora più spaventosi, se possibile. I loro muscoli somigliavano a gomene da ormeggio e davano l'idea di poter frantumare muri di pietra senza il minimo sforzo. Le code tagliavano l'aria, schioccando come fruste. Ma peggio ancora era l'odore, una nauseabonda mistura di puzzo animale, pelo bagnato e warpietra. A Felix ricordava l'olezzo di formaggio andato a male, solo infinitamente più intenso, tanto da fargli lacrimare gli occhi. Si girò sul lato, mentre un pugno grande come la sua testa si abbatteva sul punto del terreno dove si era trovato un attimo prima. Felix sferrò un calcio alla gamba del rattogre, sperando di fargli perdere l'equilibrio, ma fu come colpire il tronco di un albero. Dalla bocca dell'essere grondava saliva calda che gli gocciolava sulla mano. Frenando un conato di vomito, Felix continuò a muoversi rapidamente, sapendo che da questo dipendeva la sua vita. Un'espressione folle di trionfo comparve negli occhietti del mostro, che spalancò le fauci e lanciò un urlo così potente che Felix ebbe paura di perdere l'udito. Il rattogre tentò di acciuffarlo, ma dalla sua posizione Felix menò un fendente con la spada, ferendolo alla zampa. Gli occhi del mostro si allargarono per il dolore inaspettato. Piagnucolando come un bambino, portò la zampa alla bocca per leccarsi la ferita. Approfittando dell'attimo di distrazione, Felix si rialzò parzialmente e colpì di nuovo verso l'alto, concentrando con la punta della spada l'inguine del rattogre. Centrando. Con un grido simile al fischio di un carro armato a vapore, la bestia si piegò verso le parti basse e recise. Felix infilzò la punta della lama nelle mandibole aperte e spinse forte all'insù, verso il palato, raggiungendo il minuscolo cervello deforme. Gli occhi si spensero e la bestia morì all'istante. Felix provò una sensazione di trionfo che svanì pressoché subito quando si rese conto che il corpo del rattogre gli stava crollando addosso. Con un balzo si scansò mentre la forma mostruosa precipitava a terra come un albero abbattuto. Fermandosi un istante a riprendere fiato, Felix si guardò intorno. L'ultimo dei rattogri stava per soccombere e i mercenari gli erano piombati addosso come avvoltoi,
ma la vittoria era giunta a caro prezzo. Ciascuno dei mostri eliminati era circondato di cadaveri umani. A prima vista, solo lui e Godrek erano riusciti a vincere i confronti a due con le bestie. Eppure, per quanto fugace ed effimera, la sensazione era che le sorti della battaglia fossero girate a loro favore. I capi Skaven, compreso il grosso uomo ratto che aveva ordinato ai Ratogri di attaccare, battevano in ritirata per riorganizzarsi. Sempre più persone si riversavano per le strade a combattere gli invasori. Da lontano Felix sentiva i corni e i tamburi Il piccolo esercito che presidiava il quartiere nobile cominciava a scendere verso la città. Avrebbe voluto sapere come procedevano gli altri fronti dello scontro armato. Nel vorticoso impazzare del conflitto era difficile farsi un'idea. Avevano vinto in quel punto, ma forse nel resto della città gli Skaven avevano avuto la meglio. Forse era arrivato il momento di darsela a gambe. Poi Felix vide lo sventratore che marciava nella ressa verso di lui. Il ghigno inquietante svelava ciò che restava della dentatura. La folle passione per il combattimento brillava nel suo occhio buono. «Ti sei battuto egregiamente, omuncolo!» Felix annuì. Poi si ricordò come tutto era cominciato. Tirato fuori dalla tunica il frammento di pergamena, lo srotolò lentamente. Piccolo stacco. Il veggente grigio Tanquil attese che le ultime truppe varcassero il passaggio. Quindi entrò lui stesso. Con sollievo sentì chiudersi il portale mistico. Anche per un veggente con poteri straordinari come i suoi, tenerlo aperto mentre vi si riversavano centinaia di ratti d'assalto era una fatica enorme. Ora che il suo piano si stava concretizzando, poteva finalmente rilassarsi. La coda si agitava violentemente, pregustando il trionfo. La vittoria era a portata di mano. Presto avrebbe preso in ostaggio i governanti umani e li avrebbe costretti a ordinare alle loro truppe di arrendersi se non volevano trovare la più terribile delle morti. Se rifiutavano, e Tanquil quasi lo sperava, ne avrebbero trucidati alcuni per convincere gli altri ad accettare le sue condizioni. Voleva divertirsi un po', insomma. Un fremito alle narici, però, lo avvertì che c'era qualcosa di strano. Tanquil guardò attorno con circospezione. Sì, era vero. Persino i sensi di Tanquil, confusi dalla vorpietra, percepivano chiaramente che quella stanza non era della dimensione giusta e non odorava come un grande salone. Anzi, puzzava come una stalla. Tanquil allungò la testa oltre la porta. Vide un corridoio pieno di ratti d'assalto che giravano in tondo, confusi. Non era quello il passaggio d'ingresso che si aspettavano di trovare in base agli ordini ricevuti. Il capo artiglio studiava la sua mappa con aria disorientata. L'amara verità illuminò Tanquil. Quel pagliaccio incompetente di Chang Squeak aveva posizionato la pietra veggente nel posto sbagliato. Scoprì i canini con una smorfia feroce. Per sua fortuna, l'assassino del clan Eshin non era nelle vicinanze. Ma Tanquil giurò a se stesso che alla prima occasione gli avrebbe strappato la carne dalle ossa con la magia più nera. Furibondo ed esaltato dalla vorpietra, uscì nel corridoio e corse via a grandi falcate in cerca del suo obiettivo. Altro momento di stacco. Felix guardò la pergamena. Era difficile esserne certi al buio, ma la grafia sembrava diversa, più minuta, chiara e precisa. Non che facesse molta differenza, mentre leggeva inorridito. Uomani! Il traditore veggente grigio, Tanquil, invaderà il palazzo questa notte e catturerà la fattrice Emmanuelle e tutti i vostri capi. Dovete fermarlo, oppure la vostra città sarà perduta. E in più questo Tanquil è un mago molto potente e userà magia per fermarvi. Deve morire, morire, o nessuno uomano nella città sarà al sicuro. Felix guardò Gotrek e gli porse la missiva.
Ebbene? Chiese. Ebbene cosa, omuncolo? Andiamo a palazzo a salvare i nostri nobili governanti dalla minaccia degli Skaven? Sono i tuoi governanti, omuncolo, non i miei! Questo veggente grigio deve essere l'uomo ratto che ci è sfuggito in casa di Von Hallstatt. Forse è lui la mente dell'invasione. Allora ucciderlo sarebbe una nobile impresa e morire provandoci un degno destino, tuonò Gotrek. C'è un solo problema. Dovremmo attraversare tutta la città per arrivare a corte. E quale sarebbe il problema? Gli uomini ratto che incontreremo per strada. Felix si arrovellava a caccia di una soluzione per arrivare incolumi dall'altra parte della città. Sarebbe servito un esercito intero. Poi, in un lampo di ispirazione degno di un eroe di Detlef Sierck, trovò la risposta. Momento di stacco. All'ombra di Izzagrotl, terrorizzato, l'Hurklingo spiona si fece piccolo piccolo. Il mastodontico capomuta del clan Mulder lo guardava famelico. Sembrava ancora sotto shock per la disfatta dei suoi valenti rattogri. Non avevi detto che l'umano e il nano avevano ricevuto il messaggio ed erano in procinto di intercedere presso il veggente grigio Tanquil? Il messaggio è stato consegnato, oh signore dei Mulder. Non sono responsabile degli sviluppi successivi. Forse i due sono rimasti coinvolti nella battaglia. Forse, forse! Tutto questo ci lascia esposti, però, molto esposti. Dobbiamo trovare rinforzi, altrimenti ci toccherà battere ritirata nelle fogne. Sì, oculatissimo pianificatore. Hai visto Eschett Monocolo e Vibrod Null? Non dopo che ci siamo staccati. Oh, velocissimo tra i divoratori. Ah, peccato! Andiamocene dunque. Subito. Altro momento di stacco. Pieno di ira amplificata dalla warpietra, Tanquil percorse a grandi passi i corridoi del palazzo. Quello sconfinato posto somigliava ai labirinti in cui rinchiudeva i suoi prigionieri. Il piano che aveva attentamente escogitato, basato sulla velocità, sulla sorpresa e sulla violenza dell'offensiva che avrebbe dovuto sgominare ogni difesa, era fallito per colpa di quell'incompetente di Chang Squeak. Sì, ora i ratti d'assalto erano ridotti a scorrazzare per i corridoi e condurre schermaglie con gruppetti di sentinelle. Era solo questione di tempo, e gli umani, rendendosi conto della situazione, avrebbero concentrato le forze e sferrato il contrattacco. Tanquil credeva ancora nella vittoria, ma nonostante il numero e il coraggio dei suoi guerrieri, non poteva escludere imprevisti. Avrebbe dato qualsiasi cosa per conquistare una vittoria repentina e schiacciante, risparmiandosi quel limbo di rabbia e paura. Altro momento di stacco. Eschett Monocolo squittiva in preda all'eccitazione. I gettafiamme Warp avevano falcidiato un altro edificio. Quelle imponenti architetture umane bruciavano bene, i sostegni di legno prendevano fuoco rapidamente e la pietra e i mattoni morbidi delle strutture portanti si sfaldavano al tremendo calore delle fiamme. Eschett aveva ritenuto opportuno allontanarsi dagli altri allorché una delle sue squadre di fucilieri Jezail aveva accidentalmente colpito uno dei rattoghi di Izzagrotl. Era stato un incidente, ne era certo, ma gli Skaven del clan Mulder erano sospettosi fino alla follia. Non avendo alcuna voglia di essere accidentalmente pugnalato alla schiena da Izzagrotl, Eschett aveva allontanato le truppe dal principale campo di battaglia per continuare a seminare devastazione altrove. Era assai soddisfatto della sua mossa. C'era qualcosa di entusiasmante nel contemplare le macchine da guerra in azione, sentire il calore delle fiamme disseminate dai suoi guerrieri riscaldargli il volto e veder crollare tanti enormi edifici. Eschett si soffermò a godersi lo spettacolo. Un caseggiato stava franando. Solo all'ultimo si avvide che tonnellate di macerie e legno ardente stavano per precipitargli addosso, e quando se ne accorse era troppo tardi.
Altro momento di stacco. Felix saltò sul retro del carro dei Monatti. Un rumore di fango accompagnava i suoi passi mentre calpestava i cadaveri. Il puzzo era insostenibile. Avrebbe preferito posizionarsi da un'altra parte, ma solo da quel punto poteva attirare l'attenzione. «Cittadini di Nuln!» gridò con la voce da oratore che non sfoderava dai tempi della rivolta contro la tassa sulle finestre. «Ascoltatemi!» Qualche testa si voltò verso di lui. Gli altri erano impegnati a fare a pezzi i corpi di Skaven urlando di gioia. «Cittadini di Nuln! Sventratori di Skaven!» Altri ancora si girarono a guardarlo, dandosi di gomito e indicandolo. Lentamente l'attenzione della folla si concentrò su di lui. A poco tutti cominciarono a zittirsi. Avevano visto Felix e Gotrek fare a pezzi i rattogri e guidare la carica. Erano uomini senza una guida e bisognosi di una direzione. E Felix pensava di poterli aiutare. «Cittadini di Nuln, gli Skaven hanno attaccato la vostra grande città e bruciato le vostre case. Hanno ucciso i vostri cari. Hanno portato violenza e malattie nelle vostre strade.» Felix capì di averli conquistati. Tutti gli occhi erano puntati su di lui. Sentiva la rabbia della folla, l'odio e il terrore, ed era certo di poterli sfruttare. Con un brivido si rese conto del potere che stava esercitando. Si umettò le labbra e continuò a parlare, sapendo di dover agire subito se non voleva perderli. «Avete ucciso molti Skaven! Avete visto cadere i loro mostri! Avete visto fallire le loro infide armi! La vittoria è dietro l'angolo! Siete pronti a sgominare altri nemici?» «Sì!» urlò qualcuno. Molti sembravano ancora incerti, però quasi tutti erano persone semplici, catapultate in una situazione più grande di loro. «Siete pronti a cacciare gli Skaven dalla vostra città? Se non lo farete, torneranno a farvi schiavi.» Felix non aveva idea se fosse vero, ma le bestie lo avevano già fatto in passato, e l'annuncio era efficace e spaventoso al punto giusto. Altre voci si levarono. «Sì! Siete pronti a massacrare quei mostri senza alcuna pietà? Perché siatene certi, se non lo farete, saranno loro a massacrare voi!» «Sì!» tuonò l'intera folla, rabbiosa e impaurita. «Allora seguitemi! A palazzo! Il capo di questa orrida razza sta attentando alla vita della nostra legittima sovrana!» Con un balzo, Felix scese dal carro e atterrò sull'acciottolato. Dalla folla si allungavano numerose mani per assestargli sonore pacche sulla schiena. Tra le grida di entusiasmo, Felix vide Haynes e i mercenari superstiti rivolgergli un cenno di consenso. Poi guardò Gotrek. Persino lui sembrava contento. «Andiamo», disse Felix, e i due si misero a correre. Come un corpo solo, la folla li seguì per le strade in fiamme. Mi fermo un secondo e bevo, così posso continuare. E là, benvenuti. Ciao Alaska. Se può bucà. Come stai? Tutto bene? Spero di sì. Ciao Matrix, ben arrivato. Ben arrivati chi sta aggiungendo. Mortarion, buonasera. Da quanto tempo? Come va, maestro? Tutto bene? Spero di sì. Da un po' che non la sento, mi stavo iniziando a preoccupare. Spero tutto bene. Comunque, ciao Lollo, mi stavi per sfuggire nell'immensità della chat. Ben arrivata anche a te, spero tutto bene. E Lollo, tranquillo, tutti sono i benvenuti, non ti preoccupare. Allora, molto all'Aragorn questo momento di Felix, devo dire, mi è piaciuto anche questo. Sta per iniziare l'ultima carica, l'ultima grande carica contro l'esercito di questi maledetti ratti antropomorfi, gli Skaven. Abbiamo visto la sconfitta di Grotle, abbiamo visto la morte stupida, in realtà abbastanza stupida, concedetemelo, di Eskit Monocolo.
rimane ancora in vita, forse, non si sa bene che fine abbia fatto Vilebrand Null, Tanqual e Changsquik, che però, signori, non se la caverà molto bene, probabilmente, vediamo un po'. Però è veramente, veramente molto, molto concitato. Questo momento, devo dire, è veramente figo. Tutto bene, Steo, mi fa piacere, Ask, mi fa molto piacere. Benvenuto ancora. Il 360 Quickscope a partire sopra il carro con gli appestati. Un capo degli Skaven è morto. Chi sarà il prossimo? Lo scopriamo a breve, perché adesso bevo un goccio d'acqua e continuo subito. Voglio vedere, sono curioso, bramo di vedere alla fine. Allora, un secondo. Ciao Stefano, tutto bene? Chiedo scusa se sono stato assente e che in sto periodo non sto seguendo alcun social. Mi sto infognando con StarCraft, ma sai assai. Tranquillo. Tu sai che puoi sempre tornare in qualsiasi momento quando ti sarà, diciamo, passata l'infognamento. Noi ti aspettiamo, come sempre. Questo penso sia il bello di questo gruppo. Spero anche di come mi pongo io, cioè nel senso siete sempre benvenuti, anche dopo magari anche mesi di assenza. Io vi riabbraccio volentieri ogni volta, lo sapete. Ma ora un abbraccio che vale come un massacro, perché continuerò a brevissimo. Allora, dove ero arrivato? Qua. Lo so, Sob, e il sangue avrai, mio caro, e il sangue avrai. Riprendo da pagina 301. Changsquik si calò il lungo mantello nero sul volto e avanzò con la spada in pugno, al riparo dell'ombra, spostandosi adagio sulle punte delle zampe, era pronto a colpire in ogni direzione alla minima provocazione. In lontananza sentiva ancora i rumori del combattimento. Dall'alto giungevano quegli strani suoni stridenti che gli umani chiamavano musica. Squeak sbucò su una balconata e sbattute le palpebre abbagliato. E sbatté le palpebre abbagliato. Sotto di sé vide una sala molto vasta. Il soffitto a volta era affrescato con grandiosi ritratti degli dei adorati dagli umani, dipinti con espressioni benevole. Enormi lampadari, ciascuno carico di centinaia di moccoli, illuminavano splendidamente la sala. C'era un'orchestra che suonava, mentre parecchie femmine in abito lungo e qualche uomo in costume si intrattenevano a bere e mangiare. Il profumo del cibo diede un fremito alle narici di Squeak e attirò la sua attenzione verso i tavoli, che cigolavano sotto i volatili e il maiale arrosto. Vassoi di formaggi, pane e prelibatezze di ogni genere erano in bella mostra. Ma la città non era alla fame, si chiese l'assassino degli Eshin. Poi si rese conto che mentre la gente comune non trovava di che sfamarsi, la classe dirigente doveva aver conservato per sé tutte quelle ghiottonerie. In quello, dunque, gli umani non erano molto diversi dagli Skaven. All'improvviso, un suono di passi alle sue spalle lo fece sobbalzare. Due figure, un maschio e una femmina, erano sboccate sul balconcino dietro di lui, e i loro abiti sembravano strampalati e bizzarri, persino per due umani. L'uomo era vestito da pastore con una specie di tunica, portava una zampogna e il suo volto era coperto da una maschera dorata con piccole corna caprine. Anche la donna era travestita, ma indossava una specie di costume da ballo, con calzamaglie a rombi, un tricorno e una mascherina. I due lo fissavano e con sua grande sorpresa produssero quei curiosi suoni ansimanti che gli umani chiamavano risate. Puzzavano d'alcol. Changsquik era talmente sorpreso che tentennò prima di colpirli. Aveva deciso di ucciderli e ritirarsi nella penombra dei corridoi. Accidenti! Che costume fantastico! Disse l'uomo. Semplicemente meraviglioso, concordò la donna, chinandosi a toccare la coda di Squeak. Così realistico, poi. Squeak non aveva idea di cosa stessero dicendo.
Non capivo una parola di quel balzano linguaggio altisonante, ma cominciavo a intuire che quelle persone fossero travestite, come gli scheven di alto rango durante i riti religiosi, e sembrava che lo avessero scambiato per uno di loro. Possibile che fossero talmente ubriachi da non accorgersi che fuori dal palazzo era in corso un'invasione? Per quanto incredibile, Chang Squeak concluse che era proprio così. E il peggio era che adesso sentiva gli occhi di tutti gli invitati puntati su di loro. Per un attimo valutò l'idea di spingere la coppia giù dalla balconata e tagliare la corda ritirandosi nell'ombra, ma una volta tornato nei corridoi avrebbe trovato i ratti d'assalto impegnati a combattere e lo stesso Tanco il furibondo. Così cambiò strategia e, annuendo cordialmente i due festaioli, ripose la sua arma, scese le scale e si unì alla folla di umani mascherati. Squeak prese uno stuzzichino dal vassoio di un cameriere, quindi si mise a passeggiare per il salone con un calice di vino, salutando con un cenno del capo che gli passava accanto. Se avesse trovato quella femmina, Emmanuelle, forse avrebbe potuto riscattarsi agli occhi di Tanquil. Piccolo stacco. Vilbrod Null alzò gli occhi strabiliato verso l'orda di umani che si avvicinava di gran carriera. Da dove arrivava tutta quella gente? Come avevano potuto radunare tante risorse in così in fretta? Forse il veggente grigio Tanquil aveva sottovalutato il loro numero. Era possibile. Non sarebbe stata la prima prova della sua incompetenza. Del resto poco importava se non riusciva a togliersi di mezzo. Da quando le forze di invasione avevano fatto irruzione dalle fogne, Null aveva trascorso la notte vagando smarrito nel labirinto di vicoli e viuzze, ammazzando tutti gli umani che incontrava e cercando di ritrovare Izagrotla e gli altri. Malediceva la cieca foga che li aveva inizialmente separati. Ora si ritrovava solo contro quell'esercito di umani senza guardia del corpo. Guardando meglio, ebbe l'impressione di riconoscere chi guidava quell'armata, ma il peggio era che anche loro avevano riconosciuto lui. Erano l'umano e il nano che avevano interrotto la sua cerimonia e distrutto il calderone dei mille morbi. Per un attimo, Vilbrod Null fu invaso da una possente e più che giustificata ira. Quasi senza pensare, richiamò i suoi poteri e una sinistra luce verdastra prese forma attorno alla sua testa e alle zampe. Quindi mormorò un canto per evocare gli spiriti della distruzione e annientare i suoi nemici. Gli umani non rallentarono nemmeno la loro carica impetuosa. In effetti non avrebbero potuto neanche volendo. Se le prime file si fossero fermate, sarebbero state travolte dalle retrovie. Null continuò il suo canto nel tentativo disperato di richiamare i poteri che avrebbero potuto proteggerlo, ma sapeva che era troppo tardi. Gli umani gli erano addosso. L'ultima cosa che vide Vilbrod Null fu un'enorme ascia che gli calava sulla testa. Altro piccolo momento di stacco. Felix fu percorso da un fremito di disgusto. Aveva riconosciuto l'uomo ratto vestito di verde qualche secondo prima che la calca lo travolgesse. Era il sacerdote della peste che aveva incontrato al cimitero. Fortuna che era morto. Lo sforzo e il calore degli edifici in fiamme lo facevano sudare. Felix tentò di ignorare le urla di chi era rimasto intrappolato in casa e di pensare a vendicarsi sui responsabili. Più avanti sentì uno schianto, era un caseggiato che crollava, sollevando una colonna di scintille. Felix si rese conto che i sopravvissuti avrebbero avuto un bel da fare a ricostruire la città. Era un disastro paragonabile al grande incendio di Aldorf. Erano arrivati alle ripide strade che portavano al palazzo. Felix notò che molti degli edifici erano intatti qui. Somigliavano alla residenza di suo fratello, piccole fortezze oltre che abitazioni signorili. Davanti a loro si profilava una schiera di soldati che indossavano le casacche nere delle guardie di Ulm. Avevano le alabarde alzate, ma le abbassarono confusi, vedendo che ad avanzare era una schiera di uomini, non di ratti. «Skaven!» urlò Felix. «Ci sono Skaven dentro il palazzo!» Non sapeva se il capitano delle guardie gli avrebbe creduto, ma non aveva scelta. Le
Le sentinelle fossero rimaste ferme, tra poco avrebbero dovuto impugnare le armi contro i propri concittadini per non restare travolti. Il capitano decise su due piedi, sbraitò un ordine e i suoi uomini si fecero da parte. Felix notò che il grande cancello era ancora aperto. Probabilmente era stato spalancato per consentire l'ingresso alle carrozze degli invitati. Felix corse avanti, pregando che non fosse tardi per salvare la contessa Emanuella. Altro stacco. Drexler si voltò in direzione delle grida. D'un tratto la balconata pullulava di enormi scheveni in armatura nera. Che non si trattasse di costumi, lo capì immediatamente. Erano scheven veri, mostruosi ratti antropomorfi grandi quanto esseri umani, armati di grandi scimitarre e scudi rotondi, su cui era inciso il sigillo del loro dio malvagio. Alcune guardie delle truppe scelte si frapposero tra gli invitati e i nemici. L'ordinata falange di Skaven li abbatté in un lampo mentre scendeva in massa dalle scale per riversarsi nel salone. Lentamente l'orchestra smise di suonare, le note si spensero in echi dissonanti. Giganteschi e ringhiosi uomini ratto spingevano gli invitati urlanti nei loro bei costumi verso la predella del grande trono. Drexler si chiese se fosse il caso di arrischiare un incantesimo, ma decise di lasciar perdere. Gli Skaven erano troppi, impossibile colpirli tutti. Ma dove erano le guardie? Dove erano tutti coloro che erano andati alle mura per guardare l'incendio? D'improvviso percepì la presenza di una terribile energia magica. Alzando gli occhi vide un uomo ratto enorme, con grandi corna e il pelo grigio, che scendeva le scale. Sembrava una divinità malvagia, giunta per scatenare la rovina sull'umanità intera. Tanquil procedeva tra i cadaveri umani. Finalmente, dall'alto, giungeva una confortante serie di urla. I suoi ratti d'assalto dovevano aver trovato il gran salone e i governanti della città. Spinto da un presagio di inevitabile e meritato trionfo, il veggente grigio avanzò verso la vittoria. Stacco. Felix condusse la carica nel cortile. Alzando gli occhi, vide che sugli spalti era in corso uno scontro. «Presto!» urlò a Heinz. «Perlustra i bastioni! Uccidi tutti gli Skaven che trovi!» «D'accordo, giovane Felix!» disse Heinz, correndo verso le scale con i mercenari al seguito. «Seguitemi, ragazzi!» Felix diede un'occhiata alla folla che invadeva il cortile. Inferocita, pronta a distruggere qualsiasi cosa incontrasse, un gruppo si lanciò all'inseguimento di Heinz. «Dove andiamo adesso, omuncolo?» chiese Gotrek. «Voglio vedermela con quello stregone di uomo ratto. La mia ascia ha ancora sete di sangue.» «Bella domanda», pensò Felix, rammaricandosi di non avere una risposta. «Dov'è meglio spostarci?» si sforzò di riflettere. Il veggente grigio voleva catturare Emanuele. Drexler gli aveva riferito che quella sera era in programma un grande ballo. La contessa poteva trovarsi nel salone che Felix aveva attraversato in compagnia di Ostwald la prima volta che era entrato a palazzo. Se solo si fosse ricordato come arrivarci. «Seguimi!» urlò, con il tono più convincente che gli riuscì. Altro momento di stacco. Tanquil si fermò in cima alle scale per osservare la sala da ballo. Voleva offrire a quegli insignificanti umani l'opportunità di apprezzare in pieno la terribile maestà dei loro conquistatori. Voleva assaporare quel momento di estremo trionfo. Tutti gli occhi si volsero verso di lui. Gli umani erano impressionati dalla sua presenza. Come sempre, del resto. La maestosa forma di un veggente grigio ispirava immancabilmente un misto di rispetto e ammirazione nell'animo di chi la vedeva. Tanquil sbirciò tra la folla alla ricerca della sua preda. A dire il vero, si aspettava di riconoscerla dalla ricercatezza degli abiti e della corona, ma i presenti erano tutti agghindati, con costumi bizzarri, come se avessero deciso di prendersi gioco di lui. Ottimo, pensò. Impareranno che non è così semplice mettere i bastoni tra le ruote a un veggente grigio. Scelse un maschio, vestito da primitivo. Tu, creatura umana! Dov'è la tua fattrice sovrana? Rispondi! Svelto! Svelto! Tanquil sfoderò il suo miglior rexpil. Non so di che cosa tu stia parlando, vecchio mio, fu
fu la risposta. Il volto dell'uomo grondava sudore. Tanquil lo incenerì con una scarica di pura energia magica. Le donne strillarono allorché lo scheletro scarnificato e carbonizzato cadde a terra. Tanquil scelse un'altra preda, una donna, vestita da dea degli umani. Tu! Dov'è la fattrice sovrana? Rispondi! Adesso, subito! La donna sgranò gli occhi. Fattrice? Chiese. Tanquil incenerì anche lei. Un altro cadavere abbrustolito cadde a terra. Tanquil scelse un uomo con un perfetto travestimento d'assassino del clan Eshin. Tu, la fattrice sovrana, dov'è? Strillò. Il finto assassino si voltò, agitando la coda come un vero Skaven. No, signore, non uccidermi! Lo supplicò in lingua Skaven con grande scioltezza. Notevole, pensò Tanquil. Un umano che parla la nostra lingua. Poi capì che era una creatura non umana. Era quel maledetto Chang Squeak in incognito. Tanquil lo guardò e si leccò i baffi. La stupidità di quell'assassino gli era quasi costata il trionfo, senza contare tutti i fallimenti di cui Chang Squeak si era reso responsabile. Perfetto, pensò Tanquil. Se qualcuno avesse indagato, poteva dire che si era trattato di un terribile errore. Richiamò tutti i suoi poteri. Chang Squeak lanciò un delizioso urlo mentre la magia nera gli consumava il corpo. Tanquil gongolò per un attimo brevemente intenso, quindi scelse un altro umano. Tu, dov'è la fattrice sovrana? Rispondi, svelto, svelto, o puoi dire addio alla tua miserevole vita. Ma che cos'è questa fattrice? Piagnucolò il grassone travestito da grande coniglio rosa. Tanquil scrollò le spalle e lo freddò. Altre ossa tentennarono sul pavimento di marmo. Pur avendo il cervello annebbiato dalla warpietra, Tanquil cominciava a comprendere che la sua strategia non era impeccabile. Perché gli umani non capivano la sua domanda? Perché le loro stupide menti erano così confuse? Aveva chiesto della loro fattrice sovrana, dopo tutto. Forse doveva chiamarla per nome? Individuata una donna impaurita, le puntò contro il suo artiglio. Tu! Sei tu la fattrice umana Emanuelle? La donna, chiaramente soggiogata alla maestà di Tanquil, non riusciva a parlare. La annientò all'istante, casomai qualcun altro avesse intenzione di non rispondergli. Poi scelse un altro uomo, sperando che fosse meno ottuso della femmina. Tu, dov'è la fattrice Emanuelle? L'uomo scosse il capo con spavalderia. Non te lo dirò mai. Ho giurato di servire la contessa Emanuelle con... Tanquil sbadigliò e scatenò una nuova scarica di magia nera prima che l'uomo potesse terminare la frase. Detestava essere contraddetto. Anche i suoi simili a scrogna a volte si comportavano così, soprattutto quando lui li privava delle femmine e dei piccoli per usarli come cavie dei suoi esperimenti. Una razza stupefacente per certi versi, pensò Tanquil, ma altrettanto stupida. Con la coda dell'occhio, Tanquil intravide due femmine umane che bisbigliavano. Lentamente volse lo sguardo infuocato in quella direzione. Una delle due si ricompose e l'altra si incamminò verso di lui. Si tolse la maschera, rivelando un volto pallido, ma deciso. Credo di essere io la persona che cerchi, disse con aria di sfida. Sono io, la contessa elettrice Emmanuelle. Tanquil restò quasi deluso. L'euforia della warpietra non si era ancora esaurita. Poche cose le emozionavano quanto fare a pezzi gli esseri inferiori. Bene, bene, disse Tanquil. Ordina immediatamente alle tue truppe di arrendersi, se vuoi che ti risparmi. Momento di stacco. Drexler rabbrividì mentre il gigantesco Skaven cornuto avanzava a grandi passi tra la folla. La sola vista del mostro lo riempiva di terrore. Non erano i fiammeggianti occhi rossi a spaventarlo, e nemmeno la lucentezza del pelo, era piuttosto l'innegabile senso di potenza che emanava. I sensi di Drexler, avvezzi ai fenomeni mistici, percepivano che la creatura era stracolma di energia nera. Lui stesso era uno stregone, abbastanza esperto da distinguere qualcosa di profondamente innaturale in quel fenomeno. Nessun essere poteva reggere o contenere una simile potenza senza patirne le conseguenze. Come minimo, sarebbe impazzito. Nel peggiore dei casi, poteva saltare in aria, sventrato dall'enorme potenza che aveva in corpo.
Da dove poteva aver attinto una forza del genere? L'unica fonte di tanta energia poteva essere la War Pietra. Che la creatura ne avesse fatto uso era un'ipotesi che aveva dell'incredibile. Forse la creatura non era rimasta illesa dopo averla consumata. Quella pronuncia biascicata e quei movimenti a scatti a volte impacciati rivelavano chiaramente uno stato alterato. Il tremore dei baffi e della testa tradiva lo stadio terminale di una dipendenza assoluta. Sì, quella creatura era pazza, non c'era alcun dubbio. La nonchalance con cui aveva annientato tutti quelli che non avevano risposto alle sue domande lo confermava. Drexler si chiedeva che cosa potesse fare. La sua stessa codardia lo inorridiva. Ogni volta che la creatura aveva invocato i poteri neri, lui lo aveva percepito. Avrebbe almeno potuto cercare di escogitare un controincantesimo, ma era stato sopraffatto dall'orrore alla vista della bestia e al pensiero di cosa poteva accadere se fosse intervenuto. Era sicuro di non avere speranze in un eventuale scontro mistico con quell'uomo ratto, e che attirarne l'attenzione poteva rivelarsi fatale. Se anche fosse riuscito a tenere a bada il potente mago Skaven, la stanza era piena dei suoi sottoposti in armatura nera. A un suo semplice comando lo avrebbero abbattuto con le loro tremende armi. Fatto sta che non aveva agito e che erano morte una mezza dozzina di persone. Ammirava il barone Blücher per come aveva sfidato lo Skaven prima di morire, perché lui non riusciva a trovare un coraggio simile. Come guaritore non si capacitava di non aver fatto nulla per impedire quelle perdite di vite umane. E ora la contessa in persona era in pericolo, disposta a sacrificare la vita per risparmiare quella dei sudditi. Drexler giurò che questa volta sarebbe intervenuto se lo Skaven avesse attaccato. Non gli avrebbe più permesso di perpetuare altre morti con la magia. Altro piccolo stacco. Giammai, disse la contessa tremando. Meglio morire che ordinare alle mie truppe di arrendersi alla vostra malvagia razza. Gna, sciocca fortrice! È proprio questa la fine che farai se osi sfidarmi! Tuonò Tanquil, alzando un artiglio avvolto in una minacciosa aura elettrica di stregoneria nera. La donna rabbrividì, ma non si mosse né aprì bocca. Tanquil chiese come superare quello stallo. Se faceva torturare qualche umano sotto i suoi occhi, forse la fattrice avrebbe ceduto. I suoi esperimenti gli avevano insegnato che quel metodo funzionava. Sì, era un'ottima idea. Poi, da un punto della sala da ballo, sentì che lentamente si andavano accumulando energie magiche, e non erano energie Skaven. Un attimo dopo, udì dei passi che si avvicinavano e si voltò. Guarda un po' chi c'è! Disse una voce aspra e stridula, simile a enormi massi che sfregano uno contro l'altro. Sembra che siamo arrivati in tempo per uccidere qualche bel rattone. Tanquil soffocò l'istinto di contrarre la ghiandola della paura. Aveva riconosciuto quel grugnito duro e spietato. Il veggente grigio girò la testa e trovò conferma le sue peggiori paure. All'ingresso del salone c'erano il nano Gurnison e il suo amico Jaeger, e alle loro spalle una moltitudine di umani. Tanquil ululò di rabbia e frustrazione, attingendo alle profondità della sua anima corrotta, scagliò un'unica e possente raffica dei suoi colpi mortali contro i nemici. Felix si preparò a saltare di lato quando vide il fulmine nero come la notte prendere forma intorno all'artiglio del veggente. Il nembo di oscura potenza mistica che avvolgeva la testa dell'uomo ratto era accecante. Gotrek rimase immobile, imperturbabile di fronte al gigantesco fiotto di potere distruttivo che veniva scagliato direttamente contro di lui. Con un lampo micidiale e uno scoppio crepitante, il fulmine fu lanciato. L'aria si impregnò dell'odore di ozono e di energia ossidata. Felix percepì vagamente che dagli artigli del veggente grigio si erano staccati due dardi. Uno puntava a lui, l'altro a Gotrek. Chiuse gli occhi in attesa della morte. Anziché una lancinante fitta di dolore, però, sentì un lieve pizzicore sulla pelle, mentre i capelli gli si rizzavano. Aprendo gli occhi,
vide che lui e lo Sventrotroll erano avvolti in un alone di energia dorata. Lunghe dita auree si dipartivano dall'aureola che li circondava, collegandola alle mani del dottor Drexler. Felix leggeva un grande sforzo sul volto del medico e, per quanto traboccante di gratitudine, capiva che il dottore non avrebbe potuto resistere a lungo a quella tempesta di potenza magica. Tutto qui? Urlò Gotrek. Uomo ratto, hai finito di vivere! Lo sventratore andò alla carica, attraversando la corona di energia scintillante, e al suo fianco Felix fece altrettanto. No! No! Pensò il veggente grigio Tanquil in preda al panico mentre i due nemici gli correvano incontro. Possibile! Come osava quell'abominevole coppia sbucare dal nulla e guastare l'ora del suo trionfo? Quale diabolica divinità li proteggeva affinché interferissero ogni volta nei suoi piani? Tanquil contorse le labbra in un ghigno mentre continuava a scatenare le sue energie distruttive contro il vorticoso scudo dorato che sottraeva quei due alla morte. Cominciava a cedere sotto la pressione incessante della sua magia. Sfortunatamente non si sfaldava abbastanza in fretta. L'umano e il nano lo avrebbero raggiunto prima che riuscisse a scarnificarli. Tanquil sputò un'imprecazione e frenò l'incantesimo. In quel momento gli serviva qualcosa di diverso dalla magia. Svelti, svelti! Ordinò ai suoi ratti d'assalto. Uccideteli! Subito, subito! Con palese riluttanza i ratti d'assalto si lanciarono all'attacco. Avevano sentito parlare di quei due. I racconti sui massacri di Skaven di cui erano resi protagonisti serpeggiavano ormai come leggende nell'esercito preposto all'assalto di Nuln. La loro comparsa aveva demoralizzato le truppe e vedere il nano che decapitava il valente caportiglio come un innocuo cagnolino non li aveva certo rassicurati. Per non parlare dell'orda urlante di umani inferociti che cominciava a confluire nella sala da ballo. Tanquil sentiva che il morale dei suoi soldati era un passo dal disintegrarsi. Valutando rapidamente le possibilità di una vittoria, riconobbe di aver perso l'attimo. Il trionfo gli era scivolato via tra gli artigli e ora doveva pensare a salvarsi. Se fuggiva subito, finché le sue truppe erano in grado di rallentare un inseguimento, poteva ancora raggiungere la latrina. Là avrebbe potuto ricorrere alla pietra veggente per ricreare un passaggio verso le fogne. Certo, ora che i suoi poteri avevano perso vigore, non avrebbe avuto la forza necessaria a tenere aperto il varco per tutti i suoi soldati. Anzi, dubitava che avrebbe potuto sfruttarlo più di un solo Skaven. Ma Tanquil sapeva che il suo genio doveva essere preservato. Sarebbe tornato per ottenere vendetta. Avanti, miei valenti ratti! Avanti verso la vittoria! Gridò Tanquil, prima di voltarsi e correre via all'impazzata. Non serviva l'intuizione di un veggente grigio per capire che il massacro che si lasciava alle spalle sarebbe stato atroce e inesorabile. Qui termina il capitolo, ma dobbiamo leggere l'epilogo. Signori, con quest'ultima paraculata di carica si conclude la sede di Nuln. Si conclude ovviamente con una vittoria umana e con un tempismo pessimo per il buon Tanquil, devo dire, purtroppo, da fan maledetto, non gli è andata molto bene, non gli è andata molto bene. Però è stato veramente figo. Momento di pathos e di stupidità. Momento di pathos, un Tanquil che si relaziona direttamente con la contessa Emanuelle dopo aver squagliato mezza dozzina di persone nella sala da ballo. Momento imbecille di questo capitolo, come un po' forse di tutto il racconto. La nobiltà che non pensa assolutamente a quello che sta succedendo là fuori, che quella sera si ritrova a festeggiare in ogni caso, ubriacarsi, che non riesce neanche davanti proprio al fatto a rendersi conto della presenza degli Skaven nella loro stessa sala.
Questa, e qui mi ricollego a quello che spesso vi dico, di quanto gli Skaven che ci dicono in questo passaggio, soprattutto gli umani che tengono il cibo da parte per sé, stanno bene mentre il resto muore, questa proprio totale cecità davanti alle difficoltà altrui. Io perché vi dico che gli Skaven sono la razza che ci rappresenta meglio, più degli umani stessi in Warhammer? Noi siamo la società umana, dagli anni del grande boom del consumismo assoluto post seconda guerra mondiale, siamo noi. Siamo noi. Non cambia assolutamente nulla per quanto mi riguarda. Sono per un'ennesima volta confermato in questo mio pensiero per quanto mi riguarda. È quello che è uno dei motivi che mi spinge ad apprezzare gli Skaven, perché alla fine dei conti sono la bruttura di noi, ma non tanto lontana da quanto potremmo essere noi effettivamente. Vero, Ste, anche secondo me. Vediamo se nell'epilogo ci parleranno di Lurk, che è scappato in tutto questo, è l'unico che è sopravvissuto perché nulla è morto. Monocolo è morto. E oddio, Isa Grotel è morto anche lui, sì. È morto Chang Squeak. Tankul scappa. Vediamo. Però se Tankul incontra Lurk, ciao, sicuramente. Però Tankul si è salvato. Tornerà per ammazzare decisamente in futuro. È un po' stronzo comunque, sì, sono d'accordo. Another junk buys the dust. Buys the dust. Scusate, dovevo. Allora, signori. Sono le 22:15, siamo anche abbastanza in orario. Leggiamo le ultime pagine di Skaven Slayer, l'epilogo. Vediamo il post battaglia di Null. Il post, diciamo, il post debacle di Tankwall e trionfo della città, che è stato incredibilmente forte nel radunarsi e raccogliere le proprie forze per respingere una marea tale di Skaven, di ratti orribili. Sono molto curioso. Vediamo cosa è successo con l'epilogo. E fu così che gli Skaven vennero cacciati dalla città, eppure a un altissimo prezzo in termini di vite umane e danni. Pensavo che avrei potuto riposarmi e riprendere fiato dopo quell'immane fatica, ma non fu così. Il destino chiamò un'altra volta il mio compagno. Ed eccoci di nuovo in viaggio, verso le estremità del mondo, terre dimenticate dagli dèi. Estratto da Herfelix Jäger, In viaggio con Gotrek, volume 3, stamperia di Aldorf, 2505. Seduto sulla sua poltrona preferita, il maiale cieco, Felix terminò di scrivere gli appunti sul diario. Lo avrebbe affidato a Otto, finché non fosse tornato a Null. Se mai fosse riuscito a narrare le gesta eroiche dello Sventre Troll, quelle pagine gli sarebbero tornate preziose. Dall'esterno giungevano rumori di martellate. I muratori lavoravano da settimane ormai nel tentativo di restituire la città ferita dalla battaglia alla sua gloria perduta. Felix sapeva che sarebbero corsi anni prima che Null si riprendesse del tutto, se mai ci fosse riuscita. Eppure non era oltremodo preoccupato. Era finita bene, o quasi. La contessa si era mostrata riconoscente, ma non c'era molto che potesse fare per ricompensare due criminali ricercati dalle autorità di Aldorf senza arrecare un affronto all'imperatore. Così si era profusa in dichiarazioni di gratitudine e dolci sorrisi di ringraziamento, ma nulla di più. Non che a Felix importasse. Era contento di non essere finito in prigione e di essere sopravvissuto alla notte di battaglia dopo l'assalto al palazzo. Rabbrividiva ancora il pensiero dei violenti scontri tra uomini e Skaven per le strade,
C'erano volute tutta la notte e buona parte della giornata seguente per ripulire la città, e molti erano rimasti svegli anche la notte successiva, increduli di essere scampati. Per molti giorni avevano dato la caccia agli Skaven per snidarli da ogni possibile nascondiglio, e tuttora non era sicuro che le fogne ne fossero del tutto sgombre. D'altro canto, la peste era cessata. Forse il colossale incendio aveva disinfettato la città, o forse il morbo aveva mietuto tutte le sue vittime. Secondo Drexler, spesso accadeva così. In ogni caso, l'epidemia si era spenta. Niente più vittime riportate, niente più malati. Come per miracolo, anche il flagello dei ratti era rientrato. Per giorni ne erano comparsi a frotte, ma sembravano deboli e riportavano sintomi di mutazione, come se fossero affetti da anomalie genetiche. Parecchie nuove figliate erano nate morte. Sembravano possedere un difetto voluto dagli stessi Skaven che le avevano creati. Forse il piano prevedeva che infestassero la città per poi morire, lasciando gli Skaven liberi di fare man bassa di tutto. Un'idea tanto diabolica e astuta dava i brividi a Felix. Davvero gli uomini ratto erano capaci di tanto? O si era trattato di un semplice caso? In lontananza risuonavano le campane dei templi. I sacerdoti, naturalmente, sostenevano che fossero stati i loro dèi a salvare Nuln. Beh, non c'era da stupirsi. Felix non aveva rivelato particolari tracce dell'azione divina a favore della città, ma in fondo, chi era lui per dirlo? Forse gli dei invisibili avevano davvero protetto la folla, come sosteneva Drexler. Di sicuro Felix e Gotrek erano stati assai fortunati, e forse proprio per voler divino. Anche altri erano stati risparmiati. Otto e sua moglie erano salvi e addirittura prosperavano, come il fratello di Felix aveva previsto. La domanda di materiali per la ricostruzione abbondava e la ditta Jaeger di Aldorf si dava da fare per soddisfarla. Drexler si era quasi completamente ripreso dalla battaglia a colpi di stregoneria con il Bergente Grigio. Felix lo aveva visto in varie occasioni dopo quella notte fatidica, trovandolo calmo e allegro come sempre. Una volta aveva persino trovato Ostwald a casa del medico, il capo del servizio di spionaggio. Lo aveva trattato con un'imbarazzante deferenza, simile alla venerazione che si riservava agli eroi. Heinz e la maggior parte dei soldati mercenari erano in salute. Il vecchio Ost aveva preso un brutto colpo in testa, e ora le bende che gli fasciavano il cranio lo facevano sembrare un arabo, ma era sempre dietro il bancone a spillare birra. Quanto a Elissa, Felix non aveva idea di dove fosse. Non vedeva né lei né Hans dal giorno prima della battaglia. E nessuno sapeva dove fosse finita. Sperava di cuore che stesse bene e che fosse riuscita a scappare al suo villaggio. Gli mancava ancora. Non trovarono più il veggente grigio. Benché avessero perlustrato il palazzo da cima a fondo, i maghi di corte non rilevarono altro che strane risonanze magiche nel gabinetto. Si giunse alla conclusione che Tancol aveva fatto uso della magia per scomparire. Per lo più, i cittadini erano felici. Erano sopravvissuti e stavano ricostruendo la città. In ogni caso, la vita aveva ripreso a scorrere come al solito, e Felix non vedeva l'ora di concedersi un lungo e meritato riposo. Avendo mancato ancora una volta l'incontro con la fine eroica, nei giorni successivi ai combattimenti, Gotrek si era aggirato come un orso incattivito, consolandosi con una grande disboccia di bevute e risse. Ora sedeva in un angolo del maiale cieco a curarsi la sbronza con un'altra birra. All'improvviso, le porte della taverna si spalancarono, lasciando entrare un altro nano. Era più basso di Gotrek e di costituzione meno massiccia. Portava un drappo rosso chiaro attorno alla testa e la barba corta. La tunica che indossava a scacchi rossi e gialli era incredibilmente sgargiante. Il nuovo venuto si guardò intorno e spalancò gli occhi quando vide Gotrek. Poi, a grandi passi decisi, si diresse verso lo sventratore. Felix chiuse il diario, posò la penna e osservò la scena con interesse. «Sei tu, Gotrek, lo sventratore, figlio di Grunni?» «Di Gurni?» disse l'avventore di Rexpil, come spesso facevano i nani quando c'erano umani in ascolto. Non gradivano che altri udissero la loro lingua segreta.
Felix lo sapeva. E se anche lo fossi? Replicò Gotrek nel più burbero e sgarbato dei modi. Che te ne importa? Sono Nor Norrison, un messaggero giurato del clan. Ti porto un messaggio di grande importanza. Ho percorso migliaia di leghe per consegnartelo. Forza allora! Non ho tutta la giornata da perdere, brontolò Gotrek impaziente. Non è un messaggio verbale, è scritto con le rune. Sai leggerle, vero? Vero? Come so far sputare i denti ai messaggeri impertinenti? Il messo estrasse solennemente una busta di pergamena. Gotrek la prese e la strappò, cominciando a leggere, impallidì di colpo. La barba gli si rizzò e gli occhi si dilatarono. Di che si tratta? Chiese Felix. Di un'impresa gloriosa, omuncolo. Veramente gloriosa. Gotrek si alzò dalla sedia e cercò l'ascia. Prendi la tua roba. Si parte. E per dove? Per l'estremità della terra. Con ogni probabilità, rispose Gotrek. E si rifiutò di aggiungere altro. Signori, e con questo terminiamo la lettura del romanzo Scum and Slayer.